Amici di Cuneo 10, siamo con Pisano Giuseppe, allenatore del San Sebastiano. Oggi che partita è stata? Una vittoria importantissima, quarta vittoria consecutiva per voi, in testa alla classifica da soli. Come ci poniamo? Allora, della classifica non serve a niente parlarne adesso perché è veramente lontanissimo la fine, quindi della vittoria invece sì, è stata una vittoria bella, sudata. È importante perché contro una grande squadra, io ho sempre detto che sono una grande squadra, ma è stata una vittoria che ancora una volta ha fatto capire che la mia squadra c'è e non è meno niente. Ecco, una vittoria del gruppo, perché comunque la squadra è stata molto unita, forse su tutti si è esposto un po' Caristo, questo giovane ragazzo. Sì, ma è stata una vittoria del gruppo sicuramente, perché hanno lottato come dei leoni su ogni pallone, però penso che sia una vittoria alla fine ai punti anche giusta, perché al primo tempo ci sono stati quei 10-15 minuti dove abbiamo spinto bene, abbiamo avuto tre occasioni che sono passate davanti alla linea di porta loro, ho fatto due parate grandissime, portiere c'era, dove anche al secondo tempo un'altra condizione è parata bene. Caristo bene, benissimo dietro, i quattro dietro, tutti e quattro benissimo. Io non parlerei di Caristo oggi, a parte quello che ha fatto, lui sappiamo benissimo, si è fatto capire l'anno scorso, sappiamo le sue qualità, io parlerei proprio della squadra, del capitano a 36 anni, di quanto è importante per questa squadra, di chi è entrato dopo, di quanto è importante questa squadra, di un gruppo stratosferico. Ecco, dice un gruppo stratosferico, quindi tu ti poni sopra questa naturale, sopra i detentori del titolo? No, perché il gruppo nostro è stratosferico, io non parlo degli altri, io parlo del mio. Sicuramente anche gli altri sono stratosferici, però io posso parlare del mio. Degli altri non ci sono dentro e non so. Quello che mi danno i miei ragazzi me lo tengo per me, me lo prendo e me lo coccolo, perché sono dei ragazzi fantastici. Perfetto, ti ringrazio. Ciao.